Il Ruanda è il paese delle mille colline, viene chiamato così perché è un paesaggio tutto collinare, tutto verde, di coltivazioni. E sono i ruandesi, per la maggior parte sono agricoltori. La lingua è che si parla in Ruanda è il Kinyarwanda ed è una lingua molto difficile per noi, è l'elemento base, diciamo, che ti permette di andare oltre il linguaggio del corpo. Quando sono arrivata in Ruanda l'impatto è molto forte, perché appunto arrivi in un paese tutto diverso dove non capisci veramente un H di tutto quello che viene detto intorno a te. In Ruanda gli stranieri sono spesso così, un po' additati e segnalati, a volte anche un po' presi in giro, e il termine che si usa è abazungu. I bambini lo dicono con molta curiosità, c'è l'umuzungu, e via, arrivano centinaia di bambini a tutte le parti. E che cercano di toccarti, perché tra bambini si dice che la pelle dell'umuzungu è viscida. Siamo sentiti anche quasi discriminati, ecco. Però in realtà poi nel vivere quotidianamente con le persone con cui eravamo abbiamo superato questo muro in maniera molto bella, penso. Il mio impegno in Ruanda è stato di stare nelle case della pace, che sono tre, sono nate dopo il genocidio, e sono case tipo le nostre case della carità qua nel Reggiano, e che accolgono persone disagiate, malate, e quindi il mio impegno era di stare con loro, di passare la giornata con loro. Il genocidio ha causato davvero tantissimi morti. Di fatto il genocidio vuol dire una guerra etnica, perché in Ruanda sono presenti tre etnie diverse e due sono molto numerose e si sono contese il potere. Ecco, questo genocidio ha causato quasi 1 milione di morti, e a distanza anche di 20 anni queste ferite sono ancora molto aperte nella popolazione. Ecco, vedere un bimbo soffrire è una cosa che fa sempre star male. Lì, in quella situazione, forse anche se tutto sembra mitigato, ecco, da una situazione generale, ecco, di povertà, in realtà nell'accogliere un bimbo o nel portare un bimbo all'ospedale, o a volte, come è successo anche, nel non poter fare nulla di fronte a una malattia, è stato anche molto difficile da accettare. È rimasta incinta, è una persona disabile, perché tra l'altro invece un ragazzo ha abusato di lei, ecco, quindi e come casa e come famiglia abbiamo deciso di aiutare questa ragazza a portare avanti la sua gravidanza, e da questa gravidanza è nata una bellissima bambina che si chiama Teresa, e che io, insomma, ho visto proprio nascere, ho potuto addirittura allattare con latte artificiale perché la mamma poi si rifiutava di farlo. L'episodio che mi ricordo in particolare è stato una sera a Bari. E eravamo a cena e c'era un ospite che è in carrozzina, quindi ha bisogno proprio in tutto, che era ancora a letto, era ammalata, e io ero lì da poco, quindi non li conoscevo ancora bene queste persone, però non so perché ero andata io a darle da mangiare. E in quel momento lì lei tra l'altro mi aveva ringraziato, non pensavo neanche mi avrebbe risposto, perché è una ragazza disabile grave, quindi non pensavo mi avrebbe dato segnale di conferma del fatto che aveva ricevuto il pane o comunque un apprezzamento da parte mia. Siamo arrivati a prendere questo bimbo e l'abbiamo trovato per terra, nudo, ma oltre a quello proprio molto in condizioni di malcuria, non solo di povertà, insomma, si vedeva che proprio questa mamma poveretta non poteva farcela. Poi abbiamo scoperto che appunto aveva un marito ubriacone che la picchiava, insomma una situazione molto pesante, e ricordo che insomma, abbiamo parlato con la mamma, lei lo sapeva che l'avremmo tenuto per un po', abbiamo portato a casa nostra Sibomana che aveva allora 3-4 anni, ma un'espressione da bimbo grande, proprio adulta, uno sguardo, ti guardava in faccia forte, in maniera intensa, e poi abbassava lo sguardo e non parlava. Diciamo, il vero scioglilingua rondese è l'Ave Maria. Da cura Muzza Maria Ugine mora nenimana, oia buja magorebo sumo gishina iesu muana bziara rasinghis, gua Maria mutanga tifumu bzia imana, ora giudu sabira tua bena biaca curubini tec zapfira, amina.